Sienna Rops nacque a Namur, capitale della Vallonia, nel 1833. Sostanzialmente autodidatta, l'opera di Rops trae linfa in parte dall'esperienza realista. Non solo, la sua arte si collega anche agli esiti della generazione simbolista, in particolare dell'ambiente letterario belga. Dopo un periodo di formazione all'Accademia di Namur e a quella di San Luca a Bruxelles, dove incontrò altri artisti, iniziò a collaborare ad alcune riviste di stampo satirico, prima con il foglio studentesco Le Crocodile e poi attivamente al settimanale Eulenspiegel, rivelando notevoli qualità di caricaturista nelle sue maschere metamorfiche della realtà. Stabilitosi a Parigi dal 1876, Rops diede seguito a queste prime esperienze grafiche approfondendo negli anni seguenti le sue conoscenze tecniche nel campo dell'incisione. Frequentò inoltre l'Académie Julian nell'intento di migliorare le sue capacità di resa nel disegno. Rops divenne amico di Baudelaire, che nella capitale francese lo aiutò ad affermarsi nel mondo dell'arte, ma c'era anche un legame di ispirazione che univa i due artisti, entrambi affascinati dal peccato, dal vizio e in particolare dall'idea della donna come corruttrice dell'uomo. Fu apprezzato nell'ambiente letterario simbolista e molta della sua produzione è rappresentata da illustrazioni di letteratura esoterica ed erotica. Il celebre scrittore decadente Huysmans lo definì un Memling in senso opposto, che ha penetrato il satanismo e lo ha riassunto in mirabili stampe. In effetti parte dell'opera di Rops corre sul limite della pornografia e della blasfemia. Basti pensare alla sua Maria Maddalena, raffigurata in atteggiamento di autoerotismo ai piedi della croce. Ma nonostante questo disdegno per la morale convenzionale, conquistò ugualmente fama e successo. All'insistente presenza del tema femminile in chiave erotica e oscena, che richiama la visione della donna di Baudelaire come seducente, sensuale potenza irrazionale, l'artista aggiunse una critica nei confronti del costume parigino, toccando temi che saranno poi tipici di Lautrec. Tecnicamente, Rops fu uno degli incisori con più inventiva del periodo. Mescolò tecniche diverse e sperimentò vari tipi di acidi e vernici per realizzare le proprie stampe. Questo suo spirito avanguardista è confermato dall'adesione che nel 1886 portò l'artista a far parte del gruppo d'avanguardia di Bruxelles chiamato Levant. Mostri e maschere scheletriche. Figure metaforiche della volgarità quotidiana dell'epoca. Sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzarono l'artista e che ben si condensano nell'opera Satana che semina la zizzania. Indossa degli zoccoli e un vecchio grembiule che contiene i semi del suo lavoro, un ammasso di corpi femminili che sta spargendo sopra la città. Félicien Rops morì il 23 agosto del 1898. Simbolista, evocatore di immagini sinistre, macabre e sconvolgenti. Mai banale o scontato, ancora oggi ci sorprende e stupisce, facendoci riflettere sull'umanità, sui suoi vizi e i suoi difetti. Nella sua città natale, Namur, venne creato un museo dedicato interamente all'artista. Ti è piaciuto? Metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici e ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!